presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino nel secondo dei 4 giorni della sua prima visita ufficiale in Cina. La premier ha parlato della Cina come di un partner economico, commerciale e culturale di grande rilievo, ricordando 2 importanti anniversari di quest'anno, i 20 anni del partenariato strategico tra i due paesi e i 700 anni dalla Il modo morte di migliore Marco per celebrare Polo. questi due anniversari è mantenere quel canale che è stato appunto iniziato proprio 700 anni fa da Marco Polo, aperto, favorire le relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche, ma anche il dialogo a livello multilaterale in un tempo molto complesso come quello nel quale viviamo, perché il mondo intorno a noi sta L'incontro cambiando. di Meloni con il Dare leader scienza ai cinese segue la sua bambini, usare partecipazione a un scienza ai forum bambini, economico fare congiunto con il lockdown, premier Li Qiang, durante il shutdown, quale i due hanno usare scienza firmato un pacchetto di accordi triennali volti a rafforzare le relazioni industriali tra Cina e Italia. Gli accordi includono l'impegno ad aumentare la cooperazione sui veicoli elettrici, che di recente sono diventati un simbolo delle crescenti tensioni commerciali tra Cina e Unione Europea. A tal proposito, la Premier ha detto che l'Italia può svolgere un ruolo nelle relazioni di Pechino con Bruxelles. Era già finito ai domiciliari per spaccio il 30enne catanese che, qualche settimana fa, è stato arrestato dai carabinieri perché, in violazione della misura cautelare, si era rimesso a spacciare, evadendo dalla sua abitazione. I carabinieri lo avevano in un vicolo nei pressi di Piazza Federico di Svevia, mentre stava smerciando marijuana a dei giovani e lui, nell'inutile tentativo di non essere riconosciuto, aveva anche mentito sulla sua identità. Per tale motivo, il pusher era stato arrestato, ma anche per le false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale. Il giudice della Corte di Appello di Catania ha ritenuto di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella maggiormente afflittiva della custodia cautelare in carcere, avendo accertato che la violazione commessa dal 30enne è quello di spaccio. I militari dell'arma hanno, così, eseguito l'aggravamento, accompagnando il giovane presso il carcere catanese di Piazza Lanza. La mobilità sostenibile passa anche attraverso una corretta e ordinata gestione della sosta cittadina. Per questo motivo, il Comune di Catania, insieme all'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA e in supporto alla Polizia Municipale, ha intensificato le misure di contrasto alla sosta irregolare e selvaggia nelle strade del capoluogo etneo. Grazie alla nuova normativa, le competenze di lotta alla sosta selvaggia sono stati estesi anche agli ausiliari del traffico. Questi ultimi, infatti, possono ora elevare verbali e applicare la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, in presenza di determinate infrazioni. Tra queste rientrano il parcheggio in divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione, in prossimità di incroci, su strade a senso unico, sui passi carrabili, su entrambi i lati delle carreggiate inferiori a 3 metri, anche in assenza di cartello di divieto di sosta, nonché la sosta sulle strisce pedonali e su stalli riservati ai disabili. Il Casera dell'Arte e il Villaggio della Cultura. Una serata dedicata a Roberto Cavalli, che dal 12 di aprile di quest'anno purtroppo è venuto a mancare, e a Amy Winehouse, che neanche fatto apposta, giorno 23 luglio, sono trascorsi ben 10 anni dalla sua morte. Come si rappresenta, come si parla di due artisti che non ci sono più, con le creazioni, perché è inutile parlare della persona, la cosa importante è parlare proprio del momento della creatività e quindi di quello che hanno fatto. Hanno fatto sicuramente tanto, chi nel campo della moda e chi nel campo della musica. Quindi questa sera i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, da me diretti, hanno emulato e portato alla luce 60 abiti dedicati a Amy Winehouse, come se li avesse fatti Roberto Cavalli. Come? Con la fantasia animalier, con le borchie di pelle, con gli inserti in metallo, insomma, stasera in passerella abbiamo riportato in vita due grandi che apparentemente non ci sono più, ma che il suo estro e la sua arte rimarranno sempre tra di noi. Sì, oggi abbiamo fatto la consegna dei lavori all'impresa e dal 1° agosto ufficialmente parte l'inizio dei lavori.
dovranno chiudersi entro 6 mesi. Quindi si spera fra 6 mesi di riconsegnare pienamente alla collettività di Monterosso e non solo la chiesa di Sant'Antonio, che è una bellissima chiesa, che ha una sua tradizione e soprattutto tanti tanti devoti. Oggi vengono consegnati i lavori per la chiesa di Sant'Antonio di Padova in Monterosso. Auguri alla comunità, auguri al parroco Padre Alfio, e un grazie al nostro Vescovo perché è sempre il promotore di tutti i lavori. E, ecco, questi lavori saranno interessati soprattutto alla riparazione delle lesioni che ci sono nella chiesa, la facciata e il campanile. E siamo certi che questa chiesa sarà restituita nel più breve tempo possibile alla sua comunità, nel suo splendore e con maggiore sicurezza. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, buon lavoro e che possa diventare motivo veramente di gioia e di nuovo incontro per questa bella comunità. Il Casale dell'Arte è il villaggio della cultura. È stato dato il via alla rinomata manifestazione Cine Nostrum da Sicilia Etna Golf Torre di Casalotto con una conferenza stampa moderata dal giornalista Antonio Foti in presenza del sindaco Margherita Ferro e del direttore artistico Francesco Grasso. Quest'anno il programma delle 4 serate vede protagonista l'attore e regista Raul Bova, il quale in presenza dei giornalisti ha raccontato le tappe del suo percorso sportivo cinematografico e che ritroveremo dal 27 al 31 luglio sul palco di Piano Umberto di Acicatena. Presente alla conferenza di presentazione Anna Comin, addetto stampa storico di Sordi, Verdone, De Sica, Banfi e altri grandi nomi. Cine Nostrum 2024 apre i battenti con un talk show condotto da Salvo La Rosa in presenza di Raul e diverse personalità del settore cinematografico, a cui seguirà la proiezione del film Scusate se esisto. Le proiezioni dei film di successo del famoso attore si susseguiranno ogni sera sul megaschermo della location. Udienza, sono contento, ringrazio la sindaca e tutta l'organizzazione del festival. Mi sembra un festival molto molto bello, originale, con un'idea nuova che parla di cinema, parla dei film, prendendo, a differenza di tutti gli altri festival che si fanno, ci sono tanti artisti, qua di artista ce n'è uno, però ci sono tanti film e legato a quest'artista poi ci sono tante, tante figure che verranno ospitate, con cui si parlerà dei progetti, dei film, quindi è un modo veramente nuovo di parlare di cinema, di... In una domenica ricca di stelle, Nicolò Martinenghi ha regalato all'Italia il primo oro nei 100 metri rana maschile. Rafa Nadal ha conquistato il secondo turno del torneo singolare maschile di tennis, dove incontrerà Novak Djokovic. Nel basket, LeBron James è tornato alle Olimpiadi dopo 12 anni e con 34 punti ha trascinato il team USA contro la Serbia nella partita inaugurale per gli americani. La Francia continua a fare incetta di ori. La ciclista Pauline Ferrand-Prévot è arrivata prima nella mountain bike femminile dopo oltre 10 anni di tentativi, mentre nel nuoto Léon Marchand ha trionfato nei 400 metri misti. Il Giappone ha festeggiato 2 volte grazie alle medaglie d'oro conquistate nel judo e nello skateboard femminile. Con queste vittorie sale al primo posto nella classifica delle medaglie d'oro, a pari merito con l'Australia. Nel frattempo restano le preoccupazioni per la qualità dell'acqua della Senna. Le gare di triathlon previste per domani potrebbero essere rinviate, ma gli organizzatori restano ottimisti. Previsioni meteo in Sicilia martedì 30 luglio. La giornata sarà all'insegna di un tempo ampiamente stabile con cielo poco nuvoloso dal mattino e fino sera. Temperature massime fino a 39 gradi, valori notturni tropicali, oltre i 22-23 gradi. Clima afoso. Messina mare poco mosso. Agrigento mare calmo. Catania mare da calmo a poco mosso. Ragusa mare calmo. Siracusa mare poco mosso. Trapani mare da poco mosso a mosso. Palermo mare da poco mosso a mosso. Caltanissetta mare da poco mosso a mosso.